Mandarà non è un personaggio qualunque, uno può dire chi se ne frega, io lo dico, vada all'estero, vuole andare via in Italia, benissimo, gli paghiamo il biglietto, se ne vada, non ci mancherà, diciamo, no, se uno vuole andare in Italia perché pensa che il paese sia una merda, ma se uno va a vedere, è una delle persone più vicine, è stato a Beppe Grillo, dunque in qualche modo incarna un certo modo di essere del Movimento 5 Stelle, se l'onorevole Puppato andasse a vedere questo integrale, il filmato di Mandarà, so che è uno sforzo, un po' anche io ho fatto uno sforzo, sì, 7 minuti, eccetera, ritrova delle cose incredibili, perché poi uno si domanda, voi volete fare un accordo con questi qua? Insomma, auguri. Questo signore si chiama Salvo Mandarà, è uno di quelli che riprende sempre Grillo, sì, no? Sì, sì. E ogni volta che i nostri bravissimi assistenti, Laura Marchesi e Riccardo Poli, lo chiamano, ma vuole sempre venire alla Zanzara? Sì. Vuole venire alla Zanzara? Cosa dice, no, lui? Mi stanno antipatici, mi stanno antipatici. Vabbè, legittimo. Legittimo, assolutamente. Questo Salvo Mandarà. Però ora sono felice che il signor Mandarà mi consideri un coglione, francamente. Andare via dall'Italia, Mandarà, che si è stufato. Vai via! Vai, Mandarà, e non rompere i coglioni! Vai via! Ma chi è Mandarà? Chi è? Ma si può fare una trasmissione con Mandarà? Vado ai matti, io sento il nome di Mandarà! Ma chi è Mandarà? Queste ombre sulla strada. Beh, sì, alcune trasmissioni hanno Cicchitto contro Sallusti, caro David, se alcune trasmissioni hanno Cicchitto contro Sallusti, noi questa sera vi offriamo, e speriamo di non essere, come dire, da meno, un magnifico scontro che è stato rimandato più volte, è stato voluto fortissimamente da noi e prima rifiutato da chi? Da Salvo Mandarà. Buonasera, buonasera. Buonasera Giuseppe, ci diamo del tuo o del lei? No, oh, diamoci del tuo, ovviamente. È stato Mandarà, blogger, lo riconoscerete tutti sicuramente dal fatto che per un lungo periodo durante la campagna elettorale, chiamiamola così, di Grillo, seguiva Beppe Grillo con la sua telecamera, poi adesso ha un suo sito, Salvo Mandarà. Com'è il tuo sito, Salvo? Sì, allora, il blog è salvomandarà.it, ma quello dove faccio la diretta in questo momento, ci sono centinaia di persone che ti stanno guardando in tutto il tuo splendore, salvo 5.0 su YouTube. Allora, tu sai che dopo questa diretta con noi sarai praticamente cancellato, messo nella blacklist di Grillo, vabbè, può succedere anche questo. Vabbè, così, pazienza. Sei una persona, sicuramente io la maggior parte delle volte che sono di idee opposte alle tue, però devo riconoscerti una grande libertà di pensiero, questo non c'è, sei un uomo libero e questo è fondamentale. Grazie. Allora, ma scusa, dove eravamo rimasti, Parenzo? Doveva andare via Salvo Mandarà dall'Italia, ti ricordi? L'abbiamo preso per il culo praticamente per mesi e mesi. Aveva fatto questo annuncio apocalittico, come se al mondo interessasse di questo ottimo apostolo del grillismo. Lui è un apostolo del grillismo. Ma adesso lui, apostolo del grillismo, non è una cosa che in cui si riconoscerà. Vabbè, comunque, ma Salvo, che è successo poi? T'abbiamo preso in giro, cioè hai deciso di rimanere in Italia... i tuoi figli non si sarebbero adattati, dove volevi andare, hai detto che questo era un paese di merda, gli italiani erano un popolo di merda, hai utilizzato delle parole anche molto forti, perché sei rimasto in Italia? Allora, intanto permettimi di salutare il simpaticissimo Parenzo, ciao Davide, posso dare anche a te del tu? Bah. No, meglio del voi. Allora, dottor Parenzo, buonasera, piacere di sentirla. io che cosa dirvi, avevo... Intanto, a parte le parole, è chiaro che quello lì per me era un momento molto particolare e mi sono espresso con delle parole che oggi non userei più, ma il concetto, che però è quello che ha offeso molti italiani probabilmente, purtroppo io continuo a pensarlo esattamente in quel modo lì. Cioè che gli italiani sono un paese di merda? Cioè l'Italia è un paese di merda? Che insomma, che diciamo che gli italiani è un popolo e purtroppo in questo anche voi contribuite dal punto di vista culturale molto scadente, questo è quello che penso. Beh, però scusa, noi contribuiamo ad affossare il livello culturale degli italiani perché facciamo una trasmissione di intrattenimento in cui giochiamo, scherziamo, eccetera, eccetera? Ma io quando ti ho conosciuto facevi una trasmissione di informazione, di politica, infatti io sono intervenuto prendo una dozzina di volte, e la trovavo seria, anche se spesso non condividevo quello che dicevi, però comunque era seria. Poi siamo finiti, dici tu, nel trash. Per me fate, per carità, è uno stile, fra l'altro molti lo apprezzano, se avete tanti ascoltatori, Radio 24 vi consente ancora di continuare, vuol dire che ci avete azzeccato, quindi complimenti. Ma noi facciamo di tutto, caro Salvo, facciamo informazione, ogni tanto ci immergiamo nella melma, nella cacca di questo paese, facciamo invettive. Hai sentito quello che ho detto sulle i violenti no-tap? Io l'ho sentito.
allora, a questo proposito vorrei dirti, tu fra l'altro in via confidenziale l'altra volta per telefono mi hai detto anche di aver ricevuto delle minacce, eccetera. No, via confidenziale, l'ho detto anche pubblicamente oltre che a te ovviamente. Ah, okay. L'ho detto a te, ma è pieno di minacce di morte nei miei confronti, ti spezziamo le ossa, tua madre, tuo fratello, tua sorella, eccetera, eccetera. E questo ovviamente è una cosa che io assolutamente disapprovo nel modo più categorico, perché non bisogna mai trascendere in questo tipo di cose, ma ti garantisco che nessuno del vero popolo Notav, ecco vedi qua c'ho la bandiera, nessuno del vero popolo Notav si esprimerebbe mai in questi termini. Ovviamente quello che tu hai detto dà molto fastidio, anche a me ha dato fastidio, perché siccome io sono andato varie volte alle manifestazioni, e sentir dire a qualcuno che invita i poliziotti a picchiare duro i Notav, un pochino di fastidio me l'ha dato. Notav, i Notav che oltre a rompere i coglioni in Val di Susa, fanno la stessa identica cosa a Roma. Scontri, la solita roba, prendeteli, questa volta non fate come quel poliziotto che stava così col casco inerme di fronte a quella signorina dell'altro giorno, non fate così, picchiate duro, vi prego, picchiate duro, sì, se uno tira i sassi, se uno tira, bisogna picchiare duro, che bisogna fare? Se tu me lo consenti. Ma uno può dare fastidio, benissimo, i violenti, poi dopodiché io, può darsi pure che secondo un canone io non dovrei utilizzare quelle parole perché faccio il giornalista, ma qui è una cosa particolare, io faccio, non è che tutti i giornalisti sono uguali, voi diciamo, io stavo dicendo grillino, comunque sì, si può dire anche voi grillini. Ma sì, ma diciamolo. Diciamolo, voi se parlate di avete l'idea che tutti i giornalisti, cioè volete un mondo quasi, non so, non comunista, peggio, in cui tutti i giornalisti sono una specie di automi. Ma no! Cioè, non sono tutti uguali, io faccio dell'invettiva radiofonica, la mia ragione d'essere, d'altra parte, quelli come te, cioè quando tu dici mancino mafioso, perché l'hai detto, mancino mafioso, cioè fai un'invettiva forte, o no? Sì, ma c'è una differenza però, che quando io mi esprimo in certi termini, molto spesso dico cose vere. Quando invece tu fai dell'invettiva gratuita del genere, magari dici delle sciocchezze probabilmente. Questa è la piccola differenza. Invece un giornalista dovrebbe cercare di informare. Secondo me, è ovvio. Tu, per esempio, su Napolitano hai mantenuto lo stesso... tu devi sapere che lui è un grande nemico di Napolitano come Grillo. No, io non ho nemici, però Napolitano l'ho denunciato. È ovvio. Hai denunciato per che cosa? Scusa. Assolutamente. Adesso ti mostro la denuncia, ti mostro i capi di imputazione. Non i capi di imputazione. Ti mostro gli articoli del codice penale secondo cui. Non mi puoi mostrare niente che siamo alla radio. Va bene. Comunque li leggo. 241, attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato, associazioni sovversive, attentato contro la Costituzione. Questa è la denuncia che ha fatto Paola Musu e che altri 300 italiani, oltre a me, hanno fatto. Tutte le 300 denunce sono state insabbiate, non uso a caso questo termine. Ma te credo che sono state insabbiate? Uno può fare denunce, un'integrità dello Stato, abuso di... Perché no? Su, visto che sei un giornalista, ma tu hai mai approfondito i motivi? Te ne dico uno per tutti, che è molto semplice da capire anche per uno che non vuole approfondire. Sì, allora, il MES, sai cos'è il MES? Meccanismo Europeo di Stabilità. Bene. È incostituzionale, perché nella Costituzione italiana c'è scritto che è possibile cedere... No, aspetta, fammi finire però. Allora, è possibile cedere sovranità solo a patto che sia fatto in modo uguale anche da tutti gli altri stati membri. Vabbè, ma ho capito, ma uno non può criticare Napolitano per una roba del genere, è una cosa che non ha... Tu puoi criticare questi accordi commerciali, economici, europei... Secondo Paola Musu e altri 300 italiani... Ma chi è sta Paola Musu? Come chi è? Paola Musu è un'avvocatessa del foro di Cagliari che ha fatto questa denuncia e per me la denuncia è di una serietà pazzesca. Fra l'altro non è che è solo contro Napolitano, è una denuncia contro i presidenti della Repubblica, del Consiglio, i ministri e i parlamentari dall'anno del patto di Maastricht ai nostri giorni. Scusate, principalmente Monti. Cos'è? Dimmi Valenzo, dimmi. È molto divertente il fatto che lui trasmette un messaggio che è questo. Qualsiasi persona in Italia si può alzare in piedi, dice io sono il signor Bubù. E denuncio, inizia a mettere in piedi una denuncia, articolare contro il capo dello Stato, inizia ad articolare la denuncia, chiama l'avvocato Cucù, poi interviene il notaio Cucù, poi arriva manda là, manda qua, e mette in piedi e dice, non mi ha risposto. Ma come non mi ha risposto? Ma perché ti deve, io non ho capito, ma perché ti deve rispondere? La puoi in questo momento, si sta tagliando le unghie dei piedi. Se i corazzieri del Quirinale gli bussano, gli dicono, guardi, scusi, ma c'è,
dice: guardi, è arrivata una denuncia, parlano i siciliani, è arrivata una denuncia del signor Mandarà, ed un avvocato che dice perché lei al MEF. Ma secondo te, ma voglio dire, con tutto... Parenzo, posso interromperla? Dottor Parenzo, posso interromperla? Allora, lei può continuare, è simpaticissimo, però deve scegliere. Se lei vuole fare il giornalista, non dovrebbe fare queste performance, che sono fantastiche se le va a fare in un teatro di cabaret. Se invece vuole fare il giornalista... Queste cose magari... Però l'avverto che manderà che la persona che lei ha seguito in tutto il tour è un attore formidabile da questo punto di vista. Cioè, non è che usa l'invettiva, la presa per il culo, l'assalto personale. Giustamente io dico in alcuni casi come una sua cifra in particolare. Tra l'altro sulla questione dei notab e della violenza. Io ricordo... Aspetti. No, scusa Giuseppe, fammi dire una cosa però. Perché io sono d'accordo anche a parlarci addosso. Però fammi dire una cosa. Dimmi. Allora, Grillo sicuramente è un comico. Anzi, diciamo che è uno dei migliori comici che abbiamo in Italia e forse nel mondo. Ma un comico può anche parlare seriamente. Invece un giornalista che si mette a fare il comico come Parenzo, che fa ridere non so chi, è libero di farlo, è tutto legittimo, però sono due cose diverse. Vabbè, adesso siamo a vedere il pelo nell'uovo così. Dimmi un attimo, scusa Salvo, ma secondo te tra Grillo e Casaleggio, posto che tu non sei nessuno nel movimento, non hai un ruolo ufficiale, sei semplicemente un simpatizzante, anche se ovviamente con un altro ruolo, ma chi è che pesa per davvero? Cioè davvero Casaleggio la mente e Beppe Grillo il braccio, secondo te? No. Non è assolutamente vero, sono entrambi delle menti, ma pesano due, cioè uno ciascuno. Punto. Vabbè, si documentano insieme. La divisione del lavoro, come si diceva una volta. Ma no, ma ascolta, l'hanno spiegato milioni di volte quello che è successo, la storia. Quando Beppe ha cominciato col suo blog. Ma chi è che vi ha dato il link? Grazie, qui mi entra gente nel hangout. Vabbè, dai. Allora, quindi dico, quando cioè questa cosa l'hanno spiegata veramente tantissime volte, e quindi non... scusami, sto espellendo gente che cerca di entrare in hangout. Vabbè, allora, quindi l'hanno spiegata tantissime volte ed è chiarissimo il concetto, cioè... Casaleggio è un esperto di rete e di marketing, Grillo è un esperto, è un comico, ma soprattutto ama, è molto curioso, si informa, eccetera, e quindi il connubio è nato da lì, ma è una storia vecchia, è inutile ma che ne parliamo, invece parliamo di cose serie. Prima o poi ti candidi o no? Ma non lo so, ma non è necessario candidarsi, io credo di... Perché di... non è necessario? Ma perché il candidato eventualmente eletto... Quelli che stanno in Parlamento non si sono rivelati un po' inadeguati alcuni? Ma senti, quello dei microchip, per esempio. Allora, quello dei microchip ha detto delle cose nel contesto sbagliato, ma non ha detto delle cose sbagliate. Come non ha detto le cose sbagliate? Esistono quelli con i microchip nella pelle? Certo che esistono. Se tu vai a vedere in Olanda già oggi è possibile, in Olanda oggi è possibile entrare in discoteca, per esempio, mettendosi un microchip, quindi è una cosa che si può fare. Però scusate, io vorrei parlare adesso dei motivi principali per cui io ho lanciato questa sfida. Però se me lo consentite. La sfida, caro Salvo, siccome abbiamo avuto dei problemi tecnici, questo è stato un antipasto. Ma fammene dire un'altra, visto che abbiamo parlato di Napolitano, dire almeno un altro motivo, perché sennò la gente rimane male. Allora, il signor Mario Monti, quando era presidente del Consiglio dei Ministri, insieme al ministro Riccardi, e come non c'è più, è ancora lì, e io gli auguro 200 anni di salute, insieme al ministro Riccardi, hanno avuto come ospite d'onore per un meeting internazionale sulla cooperazione, un assassino, un criminale pluriassassino che si chiama Blaise Compaoré, che è l'attuale presidente del Burkina Faso, che è diventato presidente uccidendo Thomas Sankara. Vabbè, d'accordo, tu sei appassionato di questa cosa qua. È una cosa serissima. Ma anche noi siamo contro gli assassini. Anche noi siamo contro gli assassini. Ma allora mettetelo in pratica questa vostra contrarietà agli assassini. Ragazzi, fatelo sul serio. Parliamo di altre cose. Difendete. Ma scusami. Sankara. Tanto si chiama quasi come te questo qua. Sankara e tu sei Mandarà. Noi sei parente di Sankara. No, non siamo parenti. Magari fossimo parenti. Sankara è un. Ti devo lasciare. A presto. Sfida rimandata. Ah, ma tutto qui. La sfida è ancora in campo, ma noi abbiamo una trasmissione da portare avanti e soprattutto stiamo finendo. È che questi temi non ti piacciono, Giuseppe, questo è il motivo. Comunque, credo che la sfida, io mi sento di averla vinta questa prima parte di sfida. Mi sento assolutamente di averla vinta perché
ho detto delle cose abbastanza importanti, poi praticamente se la sono fatta sotto e sono scappati via. Ecco, credo che questo sia abbastanza dimostrato. Non mi hanno messo in mezzo, pensavano di mettere qualcuno, diceva attenzione, ti mettono in mezzo. Forse io ho messo in mezzo loro. E poi hanno fatto questa cosa scorrettissima di divulgare il link dell'Hangout, ci sono decine di persone che mi distraggono cercando di entrare. Io li espello, ma comunque non importa. Quindi, carissimi amici, io le cose che volevo dire le ho dette, visto che siete in tanti collegati, le ribadisco ancora una volta, quindi Blaise Compaoré è il presidente del Burkina Faso, lo è diventato assassinando il suo predecessore, Thomas Sankara. Di questo ha parlato Silvestro Montanaro in uno stupendo speciale televisivo che ha fatto. Questo speciale televisivo è andato in onda proprio in occasione dell'incontro internazionale in cui Monti riceveva come ospite d'onore Blaise Compaoré. Racconti Sankara che ti piace tanto, sì. E dici nomi e cognomi e mostri le prove sul complotto internazionale e sugli esecutori di questo straordinario personaggio nel nostro mondo, va bene, e lo fai proprio nel giorno in cui era allora Presidente del Consiglio Monti, Ministro per la Cooperazione Andrea Riccardi, proprio in quei giorni in cui io vado in onda c'è il convegno della cooperazione italiana nel mondo e si invita come ospite d'onore l'assassino di Sankara. Beh, qualcuno si sarà arrabbiato, che pensi Salvo? Bene, questi sono gli argomenti che io avrei voluto affrontare. Comunque in qualche modo li ho affrontati, ne ho in diretta radiofonica pochi, perché poi è ovvio che stavo dicendo delle cose talmente pesanti, non potevano permettere che queste cose venissero dette praticamente di fronte a centinaia di migliaia di persone. Allora sono corsi ai ripari, praticamente chiudendo lì. Non importa. Non credo di aver fatto una brutta figura per quelli che avevano paura che potessero mettermi in mezzo, farmi fare la figura del coglione. Non credo che ci siano riusciti, anzi, probabilmente loro hanno fatto la figura di persone, diciamo, poco preparate, molto approssimative. Questa è la mia impressione, ma ovviamente aspetto i vostri commenti. Anzi, andiamoli a leggere subito i vostri commenti, vediamo che cosa dite. Vediamo che cosa dite. Purtroppo io con questa nuova chat di YouTube non capisco quali sono quelli più giovani. Ecco, Federico Violante, sfida vinta per 4-0. Una volta stimavo molto di più Cruciani, lo consideravo un... Sono talmente tanti messaggi che un giornalista, ora no. Salvo, con il tuo canale li hai messi spalle al muro e non sapendo cosa fare per contrastare quello che stavi dicendo, hanno divulgato il link a tua insaputa. Hanno pubblicato il link anche su Twitter. Ah, ecco, va bene. Francesco, ora sì. Salvo. Carissimo, benvenuto. Allora, come ti è sembrata? Vabbè, sono scappati, quindi praticamente non c'è neanche da chiedere se hai vinto, se li hai azzannati o meno, perché quando lo sfidante scappa è vittoria a tavolino. Quando hai cominciato a mettere in difficoltà, perché hai bruciato immediatamente le battute di Parenzo. Sì. Al momento in cui hai smascherato Parenzo come finto comico e lui non poteva continuare a fare le battute, avranno fatto un segno tra di loro e sono scappati.